Onorevole Vito, vediamo un po' alla, diciamo, zona euro. Scendiamo e caliamo in che zona euro e Italia, perché vorrei parlare nuovamente, affrontare questo discorso che è trito ritrito, però nonostante tutto è di grande attualità, perché vorrei parlare di immigrazione e il Mediterraneo allargato. Onorevole Vito, il nostro paese è un territorio, diciamo, facile da raggiungere, tutto costa essenzialmente. E si allunga molto facilmente verso la zona africana. Cosa ne pensa di questo fenomeno migratorio e le leggi sono fatte in modo corretto? Ritiene che vi siano correzioni da proporre, diciamo, anche a livello europeo? Perché se ne si parla da anni, l'Europa dice sì, però nel frattempo questi accordi internazionali sono sempre gli stessi. C'è un'ipotesi che possono essere rivisti? C'è la volontà o no? Perché sembrerebbe che in realtà non ci sia la volontà, perché volere è potere. E se loro continuano a dire sì e poi non cambiano, non c'è niente da fare, perché poi abbiamo visto che quando le cose le vogliono, le fanno in Europa. Sì, ha perfettamente ragione. È un problema molto grave di sicurezza, di salute pubblica e naturalmente che riguarda anche il vero e proprio investimento che la criminalità organizzata fa sul traffico di esseri umani. Pazzesco. L'Italia è un paese molto esposto perché, come diceva prima, è un paese tutto costiero e le sue coste sono le più vicine a quelle dei paesi africani, Libia, Tunisia, Algeria, che cercano di combattere questo fenomeno, però naturalmente sono masse di migranti che arrivano dal centro dell'Africa e si riversano sulle coste per poter raggiungere l'Europa e sono vittime poi di questo traffico criminale. In sé il fenomeno, parliamo diciamo, di migliaia di persone, quindi non ha nemmeno diciamo, una ondata ciclica che da essere impossibile da gestire. Quello che però manca è la possibilità per l'Italia di farlo da solo, perché molte di queste persone vogliono raggiungere l'Italia per arrivare alle loro comunità che magari stanno in Francia o in Germania o in Austria o anche nel nord Europa. Quindi ci vorrebbe una maggiore collaborazione dei paesi europei nel fare in modo che questo traffico di persone possa essere gestito in maniera regolare e consentendo un afflusso di questa popolazione che vuole raggiungere le loro comunità dall'Italia all'Europa. Certo, Se questo non avviene, è chiaro che noi siamo costretti a tenere queste persone nei centri, negli hotspot che si affollano in condizioni precarie, anche perché non vi è quella possibilità di fare i cosiddetti rimpatri, cioè di riportarli nei paesi impossibile. d'origine africane. Questo è praticamente impossibile, ci sono degli accordi, ma insomma, i ritmi sono lentissimi. E Ma diciamo poi che ne il negano la loro mondo. provenienza, stracciano Sì, i passaporti, chi se li se non c'è prende? Cioè, collaborazione europea no. è veramente possibile. Ma Inutile, diciamo che inutile. le migrazioni sono state anche cicliche, l'umanità è stata anche caratterizzata da questi fenomeni. Quello che manca è l'autorità politica È un po' un'invasione adesso, però, dell'Europa di gestirla. Poi teniamo presente che ora ci siamo tutti qua, che c'è anche una gestione politica su questo. Quello che sta accadendo ai confini della Polonia e della Bielorussia è per mettere chiaramente in difficoltà la Polonia e l'Europa con la pressione dei migranti, ma questi migranti provengono per lo più dalla Siria, non è che hanno fatto a piedi in mezza Europa, sono stati prelevati con degli aerei, portati in Bielorussia, a Mischia, dalla Siria, dai campi profughi, proprio come elemento di pressione sull'Europa, come era accaduto anni fa con il popolo curdo, che la Turchia Turchia. aveva messo a Turchia. premere sui confini europei finché Sì. poi non sono trovati un accordo, trovati dei soldi. Quindi diciamo, c'è una gestione che Incredibile. sulla pelle di quelle stesse persone accade e l'Europa è molto esposta perché siamo naturalmente una popolazione anche culturalmente sensibile, molto evoluta, c'è una libertà dei media che è giusto che ci sia, che solo in questi paesi c'è, quindi diciamo, le immagini sono quelle che vediamo tutti i giorni. Vi è un'esposizione anche della opinione pubblica che è molto sensibile giustamente a questo tema dell'immigrazione. Chiarissimo, chiarissimo.